Signor Sindaco, un traguardo raggiunto, l'inaugurazione di questo sottopasso, lavori che si interconnettono con quelli della ciclovia. Beh, facilmente intuibile, il sottopasso viene inaugurato oggi, ma ci sono una moltitudine di lavorazioni contestuali a quella che può essere poi il futuro del passaggio della ciclovia tirrenica, con degli accessi pedonali e ciclabili proprio da questo punto. Questo è un grande traguardo per San Bartolomeo al Mare, fortemente voluto da tutta l'amministrazione, in particolar modo l'assessore ai lavori pubblici Salerno si è distinto collaborando strettamente con la Regione Liguria, con il governatore, con l'assessore Scajola, per ottenere dei finanziamenti, finanziamenti che vedono oggi la loro messa in opera in tutto e per tutto. Siamo felici perché risolviamo un momento di rigenerazione urbana che da anni si voleva a San Bartolomeo al Mare. C'era questo maggior deflusso di gente che va verso il waterfront di San Bartolomeo al Mare, da qui potranno passare tante tante migliaia di persone durante il periodo estivo. Possiamo pensare che questo passaggio qui sia utilizzato almeno da 15.000 a 20.000 persone al giorno, quindi per andare e ritornare verso le proprie abitazioni, e quindi un bel traguardo raggiunto brillantemente con l'impegno di tutti quanti. Assessore Davide Salerno, questo sottopasso da un punto di vista pedonale, perché sarà chiaramente solo pedonale e ciclabile, risolve un gran problema perché prima le persone che stanno qui alle nostre spalle, dove c'è anche la chiesa di San Bartolomeo, devono fare un giro enorme per poter arrivare verso il fronte mare. Esattamente, con quest'opera si va, diciamo, a fare un collegamento più agevole e diretto a una parte estremamente importante di un centro abitato di San Bartolomeo, che è la zona San Bart, con annessa anche le varie strutture polisportive che gravitano all'interno di quest'area, dunque un collegamento più agevole e diretto alla zona mare. Questo è uno delle prime opere progettuali di riassetto territoriale che in corso d'opera vedrete altre opere, sempre per anche una propedeutica realizzazione della pistola ciclopedonale tirrenica, che porterà un volano economico sul nostro territorio. Marco Scajola, un intervento di rigenerazione urbana che si intreccia con il più grande intervento della pista ciclabile, la ciclopedonale tirrenica. Ma un ottimo lavoro, bisogna fare i complimenti al comune di San Bartolomeo che ha progettato, pensato questo intervento, e noi come Regione Liguria siamo contenti di aver dato il nostro contributo con il nostro piano regionale di rigenerazione urbana, con un importante finanziamento che ha permesso la realizzazione di un'opera strategica per la comunità di San Bartolomeo. Mi fa piacere perché in settembre scorso ero venuto qui con il sindaco Urso, con l'assessore Salerno a fare un sopralluogo, non c'era ancora nulla di quello che stiamo vedendo adesso, e rapidamente sono cominciati i lavori ed oggi siamo qui per il fine lavori. Un punto strategico, come diceva lei, perché permette innanzitutto un collegamento tra questa parte del comune di San Bartolomeo e soprattutto la passeggiata, quindi la zona mare, ma fantastico e importante l'aspetto legato alla ciclabile. Sabato mattina inaugureremo il tratto che collega San Lorenzo con Imperia, quindi la ciclabile assumerà già un aspetto importante perché saranno 28 km di pista ciclabile, e presto noi vogliamo che arrivino a 40, e ovviamente questa parte della provincia di Imperia e San Bartolomeo è strategico anche da questo punto di vista, quindi un lavoro propedeutico, e sono contento di vedere che i fondi pubblici, un programma di rigenerazione urbana, grazie alle capacità di questi amministratori, si sia potuto portare avanti con grande successo.